Ciao ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi realizziamo insieme questo set a granny, o meglio, nel tutorial vi farò vedere appunto come realizzare questo borsellino solo, la mattonella e come si confeziona e si cuce. Va da sé che sia per la bustina, la clutch, la mini clutch, che per la borsa a tracolla basta ingrandire le mattonelle, farle di misura e poi il procedimento sia di come si cucciano e si assemblano è lo stesso identico che vi farò vedere qui, ok? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale, io sono Claudia e oggi realizziamo insieme un set di una borsa a tracolla, una piccola pochette che ha anche il manico per essere portata al polso e un portamonete più piccolino. Li realizzeremo con delle mattonelle granny in lana, ma si possono realizzare anche in cotone. Comunque, se volete realizzarli in lana, io vi consiglio questa, che è la lana sportiva. Io andrò ad utilizzare questi colori che vedete qui, quindi bordeaux, rosa, panna e grigio. E per realizzare tutto il set completo di mattonelle io ho utilizzato due gomitoli di grigio e un gomitolo di tutti gli altri colori. Quindi la resa è abbastanza buona e andremo a realizzare delle mattonelle. Nel tutorial vi farò vedere appunto come realizzare questa mattonella, che è quella che servirà per realizzare e rivestire il borsellino in questo modo. Quindi vi occorreranno due mattonelle uguali e vedremo il procedimento per realizzare questa mattonella. Poi vi potrete realizzare delle mattonelle più grandi, io le ho realizzate coordinate, quindi con lo stesso motivo, gli stessi colori, e questa ad esempio è quella che andrò ad utilizzare per rivestire la borsa. E poi ad esempio il borsellino le ho realizzate così, quindi una mattonella identica a quella del portamonete e poi qui sugli angoli ne ho realizzate quattro più piccoline, vedete? In questo modo, quindi queste sono il coordinato e le mattonelle come verranno. In più vi occorrerà questa passamaneria, che io ho deciso di utilizzare qui per decorare, diciamo, il manico che serve per portare la borsa, la pochettina, la bustina al polso, e che poi andremo a inserire anche negli altri borsellini. Poi vi farò vedere come ho intenzione di utilizzarla. Quindi questo è quello che vado ad usare. Lavoriamo il tutto con un uncinetto 3,5. Vi faccio ancora vedere che il portamonete ha la cerniera in questo modo, che si apre così, stessa cosa la bustina, quindi sempre con la zip. Invece la borsa a tracolla ha la catena, quindi una tracolla lunga un metro, e poi ha la chiusura a calamita all'interno in questo modo. Ok, quindi queste sono le scocche che andremo ad utilizzare. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo trovate sul sito www.merceriamari.it e che le scocche che andremo ad utilizzare sono realizzate da noi artigianalmente. Allora, partiamo a realizzare la nostra mattonella. Ho preso la lana grigia e inizio avviando 6 catenelle che poi andiamo a chiudere a cerchio. Vado a puntare nella prima e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Adesso facciamo altre 2 catenelle e poi puntiamo all'interno del cerchio e andiamo a lavorare 8 punti puff. 8 punti puff, quindi filo sull'uncinetto, mi inserisco all'interno del cerchio, estraggo il filo e lo allungo all'altezza delle 2 catenelle, ricarico il filo sull'uncinetto, mi rientro all'interno del cerchio e riallungo il filo. Ancora una volta carico, entro all'interno del cerchio ed estraggo il filo. Questa volta prendo il filo e passo e chiudo tutte le maglie. Ed ecco che abbiamo il nostro primo punto puff, catenella, e andiamo avanti a fare il secondo punto puff. Quindi filo, entriamo una volta, usciamo, filo, entriamo una seconda volta, usciamo, carichiamo, entriamo nel cerchio una terza volta, carichiamo ed entriamo nel cerchio una quarta volta, quindi entriamo 4 volte all'interno del cerchio, ok? Dopodiché prendo, quindi i gettati che dovete contare sull'uncinetto sono 9, 2,
4, 6, 7, 8 e 9. Quando avete questi nuovi gettati, prendete il filo e chiudete tutto insieme. E poi facciamo una catenella di nuovo prima di iniziare il punto successivo. E ripetiamo la sequenza. Quindi una volta nel cerchio, due volte nel cerchio, tre volte nel cerchio e quattro volte nel cerchio, per un totale di 9 gettati sull'uncinetto. Prendo e chiudo tutto. Poi faccio una catenella e vedete che ho fatto 3 punti. Dobbiamo proseguire in questo modo fino ad averne un totale di 8, tutti all'interno sempre di questo cerchietto di catenelle. Una volta fatti gli 8 punti, vado a puntare nel primo e mi chiudo facendo una maglia bassissima. Dopodiché tagliamo il filo perché cambiamo colore e prendiamo il panna. Quindi rientro. Mi inserisco col panna e vado a fare 2 catenelle iniziali, dopodiché vado a puntare in mezzo a ogni punto, quindi dove abbiamo fatto la catenella, in mezzo ad ognuno dei punti, e vado a lavorare 2 punti puff per ogni spazio che abbiamo. Quindi se prima ne avevamo 8, adesso al termine del giro dovremmo averne 16, ok? Perché andiamo a lavorarne 2 per ogni punto. Quindi vedete che io qui ne ho appena lavorato uno, rientro nello stesso spazio e vado a lavorarne un secondo in questo modo, catenella, e passo nello spazio successivo. Quindi qui vedete che questo era il primo punto di prima, passo nel secondo e vado avanti a lavorare i miei due punti. Catenella, rientro nello stesso spazio e faccio il secondo. Voilà, catenella, mi sposto nello spazio a fianco, ovvero questo qui, e rinizio. Catenella e nello stesso spazio un'altra maglia, un altro punto. E voilà, catenella e passo allo spazio successivo. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Finito il giro, andiamo a chiudere sempre facendo una maglia bassissima in questo modo e tagliamo il filo e andiamo a prendere il rosa. Ci inseriamo sempre nello stesso punto e facciamo sempre le 2 catenelle iniziali in questo modo. Dopodiché, se prima facevamo 2 punti puff per ogni spazio, adesso andremo a fare un po' come si fanno i cerchi nella maglia bassa, lo stesso identico sistema: in uno spazio un solo puff, in quello successivo 2, poi 1, 2, poi 1, 2, 1, 2 e così via. Quindi adesso andiamo a fare il primo. Chiudiamo catenella, passiamo allo spazio successivo, vedete che qui ne faccio uno solo, passo allo spazio successivo e adesso andiamo a fare invece 2 puff, 2 punti puff. 1, catenella e rientro nello stesso spazio e vado a fare il secondo. Catenella, mi sposto nello spazio a fianco dove vado a lavorare un punto solo. Voilà, e alterniamo questa sequenza per tutto il giro, terminato il quale cambieremo di nuovo colore, andremo a riprendere il grigio e lavoreremo un altro giro, sempre a punto puff, dove però andremo a fare un punto puff in un punto, un punto puff in un altro punto e 2 punti puff nel terzo. Ok? Slittiamo di un giro, un po' come si fa proprio nei cerchi delle maglie basse, dove ogni giro si aumenta si sposta l'aumento di un punto. Ok? Quindi qui nel giro successivo andremo a fare, vedete, un punto puff da solo, un punto puff da solo, 2 punti puff nel terzo spazio. Lo vedete proprio bene qui, che lo vedete solo, solo, doppio. Poi di nuovo solo, solo, doppio, ok? E così via. Allora, adesso riprendiamo il bianco. Allora, vedete che qui ho terminato il giro e praticamente ho fatto
nell'ultimo punto due punti puff e poi mi sono unita con la maglia bassissima e quindi dovrei inserirmi a rigor di logica qui dove ho chiuso con la maglia bassissima. Invece vado a inserirmi prima degli ultimi due puff lavorati, ok? Quindi scalo leggermente più giù in questo modo e vado a fare una catenella per inserirmi e all'interno di questo punto dove mi sono inserita lavoriamo una, due e tre maglie basse in questo modo. Dopodiché facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 punti, quindi in questo caso 1 e 1, 2, vado nel punto seguente. Allora, saltiamo un punto e 2 punti in questo modo, vado nel punto seguente, nei punti seguenti saltati e di nuovo ripeto facendo le mie 3 maglie basse. Quindi una, due e tre in questo modo. Salto di nuovo i miei 2 punti successivi. Faccio le mie 2 catenelle, salto di nuovo i miei 2 punti successivi, quindi vado direttamente qui e andiamo a lavorare questa volta 3 maglie alte, quindi una, due e tre, seguite da 2 catenelle e di nuovo nello stesso punto rientriamo e facciamo altre 3 maglie alte, quindi una, due e tre. In questo modo vedete che abbiamo fatto l'angolo del nostro di quello che diventerà il nostro quadrato. A seguire 2 catenelle, saltiamo di nuovo 2 punti puff, vado nello spazio successivo e lavoriamo 3 maglie basse. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo i 2 punti successivi e facciamo le 3 maglie basse. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo i 2 punti successivi e andiamo a lavorare di nuovo a fare l'altro angolo, quindi dobbiamo andare a fare 3 maglie alte, una, due e tre, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Ok, questo ventaglietto serve proprio a formare l'angolo del quadrato. Vedete che abbiamo fatto al momento 2 angoli in questo modo. E dobbiamo andare a fare gli altri 2. Quindi a seguire di nuovo 2 catenelle, saltiamo 2 punti puff, facciamo nello spazio successivo le nostre 3 maglie basse, 2 catenelle, saltiamo di nuovo 2 punti, entriamo in quello successivo e facciamo 3 catenelle. Facciamo 3 maglie basse, scusatemi, 1, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle, saltiamo i punti puff, andiamo di nuovo a fare l'altro angolo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, vedete che punto sempre nello stesso punto, ok? Per fare l'angolo dovete fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, sempre tutte nello stesso spazio. In questo modo, voilà, ci manca ancora l'ultimo angolo, quindi di nuovo 2 catenelle, salto i miei 2 punti puff e vado a fare le mie 3 maglie basse, 2 catenelle, salto i miei punti puff e andiamo a fare le 3 maglie. Basse, due catenelle, salto i punti puff e vado a fare l'ultimo angolo. Due catenelle e mi raccordo, qui ho solo più un punto puff invece che due, pazienza.
Non importa, tanto gli angoli del quadrato sono venuti ugualmente. E quindi non importa se avete lo scarto che vi manca una maglia. Voilà, a questo punto dobbiamo andare a prendere il filo Bordeaux. Quindi questo. Andiamo a inserirci questa volta dove volete, va benissimo qui, va benissimo. Quindi mi inserisco qui che è proprio lo spazietto subito dopo l'angolo, ok? Mi inserisco qui e vado a fare 3 catenelle. In questo modo è a seguire 2 maglie alte nello stesso spazio. Una catenella, vado nello spazio successivo delle catenelle, quindi salto il blocco delle 3 maglie basse sottostanti, vado nelle catenelle successive e lavoro di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Una catenella, salto il blocco successivo, vado nell'archetto, diciamo, e di nuovo lavoriamo 3 maglie alte. In questo modo, una catenella, adesso ci troviamo nell'angolo e lavoriamo di nuovo lo stesso angolo come prima, quindi puntiamo qui nella catenella di spazio tra un motivo di maglie alte e l'altro e andiamo di nuovo a fare 3 maglie alte, una, due e tre, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sempre all'interno dello stesso spazietto. In questo modo abbiamo fatto l'angolo che ci permette di girare. Catenella, vado nello spazio di catenelle successivo e lavoro il mio blocco di 3 maglie alte. Catenella, salto le maglie basse, vado nello spazietto delle catenelle successivo e lavoro di nuovo 3 maglie alte. Catenella, di nuovo stessa cosa. Catenella, mi trovo nell'angolino, quindi punto nella catenella qui, ok? E lavoriamo di nuovo il blocchetto formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. In questo modo, adesso di nuovo catenella e ripetiamo lo stesso procedimento per gli altri punti. Ok? Quindi di nuovo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, nell'angolo di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e così via fino a raccordare il giro. Lo stesso identico procedimento che abbiamo visto fare in questo giro lo andremo a fare nel successivo che io ho fatto rosa, ok? Il procedimento è il medesimo, quindi nell'angolo, sempre nella catenella dell'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e in tutti gli spazietti delle catenelle sottostanti andiamo a fare gruppi di 3 maglie alte. Ok? Quindi si lavora esattamente nello stesso modo anche il giro successivo. Quindi vediamo il tutto e per terminare poi vi dico anche che ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri di maglia bassa tutta colore grigio. Ok? Una volta fatto il giro rosa. Comunque poi vi faccio vedere bene il tutto finito. Allora, una volta che abbiamo terminato anche il giro rosa, come vi dicevo, dobbiamo andare a fare la bordatura di 5 giri di maglia bassa colore grigio. Allora, l'unica, diciamo, cosa da cui dovete fare attenzione è, inseriamoci qui nell'angolo, così ve la faccio vedere subito, che nell'angolo vanno lavorate, nel punto dell'angolo vanno lavorati 2 maglie basse, ok? Perché altrimenti non curva. Quindi ogni giro, ogni volta che ci troveremo sul punto dell'angolo, lavoreremo un aumento, quindi 2 maglie basse nello
stesso punto. Per il resto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi veramente molto semplicemente lavoriamo i punti così come si presentano. Vedete che sono sull'angolo, di nuovo lavoro due maglie basse nello stesso punto, dopodiché giro e vado a lavorare l'altro lato, vedete? In questo modo, quindi lavoriamo i punti così come si presentano e facciamo il nostro giro di i nostri giri di bordatura, che sono, come vi dicevo, 5 giri in totale, quindi questo più altri 4. Quando li avremo realizzati vi faccio vedere ad unire la mattonella e poi andarla ad attaccare tutto quanto per completare il lavoro. Una volta che abbiamo terminato di realizzare la nostra mattonella, voglio andare a bordare ancora con un giro di bordeaux. Quindi mi inserisco qui in un angolo, diciamo con l'uncinetto nell'ultimo punto, estraggo il mio cappietto in questo modo e vado a fare un giro di bordura bordeaux. Quindi vado a fare tutte maglie bassissime oppure punto catenella, chiamatelo come preferite, dove quindi mi inserisco nel punto, estraggo il filo e faccio una maglia bassissima in questo modo e vado a fare questa bordatura sopra in rilievo di catenelle. Vedete? Così. Quindi procedo in questo modo. È arrivato sull'angolo, semplicemente giro e proseguo nell'altro senso in questo modo. Così, quindi procedo con la bordatura dell'intera mattonella. Ok, ovviamente questo è un giro facoltativo, se non vi piace o se volete farlo diversamente non è obbligatorio farlo, come le mattonelle possono essere fatte in qualunque altro modo e non è necessario per forza seguire il mio schema. Questa è una proposta, la mia proposta appunto. Allora, dopo aver fatto questo giro bordeaux di contorno, adesso andiamo ad unire le due mattonelle insieme, quindi le dobbiamo girare dritto contro dritto, quindi questo è il dritto e vado a mettergli il dritto attaccato in modo che io veda il rovescio, ok? Verso di me devo avere il rovescio, i due dritti devono essere chiusi insieme all'interno, dopodiché vado a prendere il filo grigio, facciamo un cappietto. Andiamo a inserirci, dobbiamo unire tre lati e lasciarne aperto uno, ok? Vado a inserirmi qui nell'angolino, iniziamo da qua, in un quadrato e nell'altro, quindi entro nelle due maglie corrispondenti. Ci sono diversi modi per unire le mattonelle, io vi faccio vedere il metodo che preferisco, che è l'unione a maglia bassa, in questo modo. Quindi adesso sono entrata, esco e faccio una maglia bassa. Si possono unire le mattonelle con il lago, si possono unire le mattonelle all'uncinetto anche in altri modi oltre a questo che vi faccio vedere. Ripeto, questo è quello che io personalmente preferisco. E praticamente si entra in tutto il punto qui di bordo, nell'ultimo punto, in entrambe le asoline del punto e entrambe le asoline dell'altro punto, in questo modo. Così. Passo il filo e faccio una maglia bassa. Vedete, entro in tutte e due le asoline che compongono il punto, sia di una mattonella che dell'altra.
Ripeto, ci sono diversi modi di unirle e in base a quello che scegliete, il risultato quando poi andremo a voltare il lavoro sarà leggermente diverso. Per questo che vi dico che questo è il modo che io preferisco, perché altrimenti si può unire anche facendo la maglia bassissima invece che la maglia bassa, si può unire prendendo non tutte e due le asoline del punto come sto facendo io, ma prendendone una sola, oppure si può unire addirittura con l'ago e non con l'uncinetto. Però l'effetto è molto simile, ma cambia leggermente quando poi andremo a voltare il lavoro. E secondo me questo è quello che si vede di meno, il punto di unione è diciamo un po' più mascherato, per questo è quello che io preferisco, però si possono unire appunto in tantissimi modi diversi. Una volta unite quindi le mattonelle sui tre lati, andiamo a rivoltare il lavoro in modo che ci esca fuori la parte dritta, ovvero questa, e andiamo a inserire nel lato aperto il nostro borsellino. In questo modo. Apriamo la cerniera in modo che il borsellino deve essere aperto e adesso vi faccio vedere come andare a cucirlo. Allora, innanzitutto io cucio con un filo Gutermann numero 701, se vi può interessare, il Gutermann 100 metri. Sono andata a prenderne una gugliata, l'ho messa doppia e ci ho fatto un nodino al fondo. Mi inserisco adesso con l'ago qui nel primo punto in alto, dall'interno verso l'esterno perché il nodino in questo modo resti all'interno del borsellino, quindi in questo modo. Dopodiché entro nel punto seguente, diciamo, prendo il feltro ed esco in quello successivo. Voilà, riesco sul davanti. E riesco sul dietro. Vedete? In questo modo. Se siete più pratiche potete fare poi direttamente uscite di così di trasversale e avete preso il tutto, solo che si fa un po' più fatica perché il feltro è duro, ecco, quindi io preferisco fare avanti e indietro proprio perché altrimenti fa un po' male alle mani appunto tirare, però per il resto non cambia niente. Vedete che il punto di cucitura assolutamente non si vede. E andiamo a cucire il tutto in questo modo.
Quindi cuciamo tutto questo lato e dopodiché ripetiamo lo stesso procedimento e andiamo a cucire anche l'altro. Ok, questo è il sistema con cui si attaccano le mattonelle al feltro, o almeno con cui io le attacco. Stessa cosa, quindi veramente stessi identici punti e tutto quanto per attaccare le mattonelle qua all'altra busta. Guardate, questo è il set terminato, quindi il borsellino dopo aver cucito qui in cima, come vi ho fatto vedere prima con l'ago e il filo di poliestere, nello stesso modo sono andata ad attaccare la frangetta tutto attorno, vedete, su tutti i tre lati. Mi piace un sacco, la frangetta è disponibile in tantissimi altri colori, non solo rosa, la trovate sempre sul sito, se vi piace, io l'ho trovato un tocco veramente carino e chic per arricchire e impreziosire ulteriormente i nostri diciamo portamonete, borse e quant'altro, il nostro set a granny. Vedete che anche nella borsa l'ho messo sempre su tutti e tre i lati, mentre nel borsellino l'ho messo solo sul manicotto. Quindi questo è il risultato finale ed è il set completo. Sono veramente soddisfatta del lavoro, quindi sia il borsellino che la clutch, la pochettina hanno la chiusura cerniera, mentre la borsa ha la chiusura calamita più la tracolla in catena. Questo è quanto, spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e se realizzate qualcosa, mi raccomando, vi aspetto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine per vedere le vostre foto, quindi postate i vostri lavori che noi siamo sempre molto felici di vederli. Un bacione, ciao a tutte!